Tecnologie avanzatissime, artigianato esclusivo ed un design che veste lo stile e il gusto Made in Italy. Il mondo degli yacht di lusso esprime una cultura estetica in costante evoluzione, basata sulla ricerca e l'innovazione. Considerati una vera e propria boutique della nautica, i cantieri navali San Lorenzo realizzano imbarcazioni altamente customizzabili. La barca diventa un vestito tailor-made, disegnato su misura, attorno allo stile e ai desideri di ogni singolo armatore. La San Lorenzo nasce nel 1958 con un obiettivo ben preciso, quello di creare degli oggetti unici per armatori molto esperti del settore, quindi con una forte attenzione alla nautica, agli aspetti del prodotto che riguardano i dettagli più marini dell'imbarcazione, allo stesso tempo nei suoi interni qualcosa di totalmente customizzato. Nel segno di una lunga tradizione nautica, San Lorenzo progetta autentiche espressioni di esclusività, dove ogni dettaglio, dai materiali alle finiture, fino alle soluzioni costruttive più evolute, è orientato all'eccellenza. Una filosofia lontana dalle logiche dei grandi numeri, che trasforma ogni imbarcazione in un pezzo unico dallo stile inconfondibile. Dai dislocanti ai motor yacht plananti in vetro resina, ogni nuovo modello esprime una raffinata cultura estetica, frutto di un'attenta ricerca realizzata grazie a diverse collaborazioni con maestri del design italiano, da Antonio Citterio a Flavio Albanese fino a Rodolfo Dordoni. San Lorenzo per la prima volta apre il mondo del design alla nautica e la nautica al mondo del design. In questo modo crea una contaminazione reciproca e porta a bordo una serie di stili di design che sono stati resi famosi nel mondo da architetti del calibro di Dordoni, di Citterio, di Albanese, e porta questi design per la prima volta a bordo, crea degli ambienti che sono sicuramente nautici, però allo stesso tempo fortemente influenzati dal design contemporaneo, dal design del Made in Italy nel mondo, e portandole a bordo anch'esse si evolvono, cambiano, traggono ispirazione dalla barca e portano fuori dall'imbarcazione quelle idee. Così sono nati gli interni del 96 San Lorenzo, del 106 sviluppati da Dordoni, gli interni del 112 sviluppati da Citterio, con una serie di idee come per esempio il soffitto del pozzetto in teak. Fino a quel momento il teak era solo sul ponte, improvvisamente è finito sul pozzetto e ha creato degli effetti anche visivi unici, e questo fa parte veramente del nostro modo di lavorare. A bordo, quando entri in un salone, tu immediatamente riconosci le icone del Made in Italy, questi grandi marchi e avvolti appunto nella livrea San Lorenzo. La ricerca di soluzioni sempre più all'avanguardia orienta l'azienda verso il segmento dei super yacht in metallo. Nasce così l'Alloy 40, massima espressione della tecnologia applicata alla nautica. Quando nel 2007 San Lorenzo presenta l'Alloy, un 40 metri interamente in alluminio, in qualche modo la San Lorenzo rinasce di nuovo, dopo oltre 50 anni della sua vita introduce un concetto nuovo, la prima imbarcazione in metallo, un'imbarcazione altamente innovativa, l'imbarcazione che per la prima volta per esempio introduce le terrazze su una barca, l'imbarcazione che produce per la prima volta le aperture ad ali di gabbiano, quindi una imbarcazione incredibilmente innovativa nello stile, nel design, nei materiali sia degli esterni sia degli interni, allo stesso tempo profondamente un San Lorenzo coerente con le sue tradizioni, con la sua linea
immediatamente tutti quelli che l'hanno visto hanno detto: ah, ma questo è il San Lorenzo del futuro. Una vocazione per l'eccellenza che ha portato San Lorenzo a posizionarsi al secondo posto della classifica mondiale dei maggiori costruttori di imbarcazioni sopra gli 80 piedi. Oggi questo atelier della nautica Made in Italy guarda al futuro puntando su una collaborazione strategica con un famoso designer americano, Chris Bangle. Abbiamo voluto guardare avanti, questa volta nella direzione di un designer che è Chris Bangle, con esperienze che vanno ovviamente dall'automobile, è conosciuto in tutto il mondo, ma non solo, lui ha disegnato anche famose bottiglie di cognac. Questo designer è qualcosa che è di più per noi, è un po' è una nostra guida, noi vogliamo con lui capire, andare a fondo di quello che è l'essenza del marchio San Lorenzo e, una volta compresa questa essenza, poterla sviluppare in nuove linee di prodotto che stiamo già sviluppando e che costituiranno il nostro futuro per i prossimi 10 anni. La partnership con Chris Bangle segna l'inizio di un nuovo capitolo per il design degli yacht San Lorenzo. Chris Bangle, conosciuto nel mondo del car design in qualità di Group Design Director BMW, per la prima volta si approccia al mondo dei super yacht. Negli ultimi anni, dopo che ho lasciato l'industria dell'automobile, dove ero dentro come manager per quasi 25 anni, ho aperto un studio in Italia, in Nord Italia, Piemonte, Clavesana, ad essere preciso, dove con la mia moglie abbiamo preso una vecchia cascina, serie di cascina, e ricostruito come casa, ma anche come studio e come posti di lavoro per gli associates che vengono da varie parti del mondo. Più di tutto vengono dall'Italia, e di là lavoriamo per diversi clienti, sempre come obiettivo da mettere identità dentro, carattere, il senso di emozione come primario, funzione senza dubbio, efficienza, design to cost, without a doubt. La visione creativa di Chris Bangle, unita alla sua leadership nel campo del design e alla capacità di apportare innovazione con successo, porterà una voce fresca nei processi creativi di questi yacht di lusso. San Lorenzo ho scoperto, grazie al loro CEO, Max, che mi ha portato in suo mondo più o meno. Abbiamo fatto 2 o 3 chiacchierate insieme per capire se siamo sulla stessa onda e lo confesso che era non nella mia esperienza del nautica, perché quando io, come uno nel car design business, ho guardato la nave, si vede solo certe cose sulla copertina, ma non sono stato dentro dove si capisce dove la vera, la seria barca, dove c'è la Rolls Royce della barca. Questa era grazie a questa introduzione di Max, e ho capito che San Lorenzo è bellissima, è bella come concetto, bella come esecuzione, ma più di tutto come filosofia di avere il migliore per i clienti, perché chi fa di loro migliore, e questo mi è piaciuto molto. Spesso sono chiesto: quale tipo di contributo può fare un designer di automobile in un mondo della nave tipo questo? Ma c'è una differenza fra artista e designer. Un artista è uno che decide tutto, guarda, si comincia così, si finisce così, ok. Un designer è uno che ha un rapporto collaborativo con il suo gruppo, una parte, questo è importante per me, che questo è in primario un San Lorenzo. Chris Bangle è un po' dietro, è San Lorenzo che deve essere. Per questo ci vuole un rapporto che è più essenziale su che cosa è un San Lorenzo, è l'added value di un designer dal fuori, e di portare un'altra specie di specchio. Quando un'azienda è innovativa e design è innovativa, se un'azienda è conservativa, design per forza deve essere conservativa. Quindi io arrivo da un mondo dove le metafore sono diverse, le esperienze sono diverse, e quindi io porto dentro questo come un specchio di San Lorenzo stessa. E si arriva a certe cose fondamentali che, quando si fa un ripensiero, ma questa può essere molto innovativa. E io spero che da questi qui esce fuori un'esperienza per cliente che dicono: caspita, è un San Lorenzo, ma un San Lorenzo completamente nuovo.
me piace la gente, a me piace il rapporto fra gente e il design stesso. Ho poco memoria per gli oggetti, ma tanto memoria per come è stato fatto. E dato che questo è un mondo completamente nuovo per me in come fanno la cosa, mi affascina questo. A me piace essere in cantiere, guardare come fanno questi in acciaio, in vetro resina, in alloy, con tutti questi qui di artigiani che entrano dentro, fanno il loro mestiere, esce fuori la cosa perfetta. Questa mi affascina molto. Nautica di lusso e design. Preparatevi per una nuova generazione di yacht firmata Chris Bangle.